Ci sono le nazionali, con il successo dei ragazzi d'oro di Fefe De Giorgi, il terzo posto sempre mondiale di Egonu e compagne, gli 8 trionfi internazionali delle nostre selezioni giovanili. E poi i club, con i mondiali vinti da Perugia e Conegliano. E ora si aggiungono anche i numeri. 314.000 tesserati non si vedevano da quando la pandemia neanche si poteva immaginare. Ma il mondo del volley punta a migliorare. Sempre. Anche grazie a squadre che in passato avremmo definito di provincia. E ora invece ampliano le ambizioni. Come il vero volley del presidente Alessandra Marzari, che per la terza volta in stagione ha scelto di giocare a Milano, stavolta davanti a 5.243 tifosi contro Conegliano. Noi abbiamo questa idea al consorzio che le squadre di vertice debbano fare da traino per l'attività giovanile, quindi mi auguro che alla fine del prossimo anno i numeri globali della pallavolo femminile aumentino in città, perché questo credo che sia motivo principale per cui si deve fare lo sport di alto livello. Numeri dunque destinati a aumentare, ma che già nella provincia di Milano sono estremamente importanti, con i circa 25.000 tesserati. Altro contributo al movimento, il vero volley lo darà il 21 marzo, giocando ancora una volta a Milano, nei quarti di Champions contro le turche del Vakıf Bank. La squadra di Paolo Egonu, che tanto se ne parla, potrebbe a breve tornare in Italia. Magari chissà, proprio a Milano. Per Sky Sport 24, Federica Lodi.